prendono posto sulla linea di partenza gli atleti della categoria G2. Per loro saranno 4 i giri da affrontare, per un totale di gara di quasi 5 km. 3, 2, 1, mi sveglio la mattina. Il gruppo già nei primi passaggi è molto sfilacciato, il caldo contribuisce a rendere ancora più dura questa gara al classico circuito da 1 km e 200 metri con una leggera salitella nella parte opposta rispetto allo striscione del traguardo che mette ancora più dura prova la resistenza di questi tenaci partecipanti. Eh sì, hai detto bene Lorenzo, infatti quest'oggi il vero avversario è proprio il caldo afoso perché le temperature sono davvero altissime e quindi questo contribuisce a rendere ancora più impegnativa la gara che magari i nostri atleti affrontano solitamente con più energia. Quest'oggi le energie davvero saranno messe a dura prova, sarà importante bere molto prima della gara e soprattutto dopo per reintegrare tutti i sali minerali che questi piccoli atleti spenderanno nel corso della loro gara. La mamma preoccupata da questa mia mania ha detto forse un viaggio è la giusta. E dopo una gara tutta all'attacco arriva solitario, può alzare le braccia al cielo, Francesco Baruzzi del team Nuvolento che vince davanti ad Alessio Fezzardi e Flavio Franzoni. Leggiamo quindi la classifica finale che vede al quinto posto Lorenzo Tazio Zani della Freccia Rossa. Quarto Simone Gobbi della Feralpi Monteclarense, terzo Flavio Franzoni della Soprazocco, secondo Alessio Fezzardi della Monteclarense, vincitore Francesco Baruzzi del Team Nuvolento.